del monoteismo. Sì, parla. Dimmi. Niente, vorrei intervenire un attimo, posso dire qualcosa? Sì. Ecco, io sono, diciamo, abbastanza d'accordo con la critica che voi fate alla Chiesa Sentiamo come male, però. istituzione, no? E indubbiamente ha provocato tutto quello che voi state dicendo. Però non potete confondere la Chiesa, secondo me, con il monoteismo in se stesso. Perché la Chiesa è un'istituzione umana e il monoteismo è un'altra cosa. Cioè, il vero cristianesimo penso sia No. un'altra cosa rispetto alla Chiesa. Cioè, Scusa, non si può confondere No. l'organizzazione umana che si definisce cristiana e adotta questi comportamenti. Capisci il discorso? Però Cioè, tu sei riuscito a devi dirmi, capire cosa voglio dire? ho capito, ma tu hai capito da dove viene fuori i principi della Chiesa cristiana? Sì, ho capito che vengono fuori dalla predicazione di Cristo che Cioè, voi considerate, ho sentito se loro altre Dio, vedi, se il loro Dio dei cristiani, se il Dio può distruggere Sodoma e Gomorra, mandare il diluvio universale, ammazzare chi vuole, chiaramente la Chiesa cattolica che lo rappresenta sulla terra può fare la stessa cosa. Sì, beh, ragionando per logica, sì. Però secondo me il cristianesimo è tutta un'altra cosa rispetto a quello che sta facendo la Chiesa Comunque, Cattolica o la guarda, Luterana o qualsiasi altra Chiesa. io condivido il tuo pensiero solo a un patto, cioè che i cristiani vadino dal Papa o dai loro luterani, l'interpretazione è diversa e tu sbagli. Quando i cristiani faranno questo, allora io potrò prendere in considerazione anche un'interpretazione diversa del pensiero. Perché secondo me quando tu parli di paganesimo, no? Parli di un Dio interno che si sviluppa nella persona, no? Secondo me non è altro che quello che il Dio, diciamo, creatore, che può chiamarsi in qualsiasi nome, adesso io non so qual è il suo vero nome, diciamo, questo Dio ci ha messo dentro questo, cioè questo sviluppo delle sue qualità, perché No, lui no, 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 vuole, no, no? appartiene alla vita. Adesso te lo spiego per radio Va comunque bene, e dopo mi grazie. richiami. Ciao. Grazie, Ciao. ciao. Allora, si chiama Arche. Cos'è l'archè? Non è l'archetipo, è la cosa, l'essenza senza la quale l'esistente non esisterebbe. Per esempio, Talete diceva che l'archè è l'acqua, un altro diceva che è l'infinito, un altro diceva, rassimando una simene, mi sembra il fuoco, eccetera. Bene, per noi l'archè è la vita, cioè è l'energia vitale. Questa diventa cosciente e diventa un dio solo perché diventa cosciente e basta. Sì, no, ma io volevo aggiungere Sei pronto? alcune cose sull'intervento Pronto? relative al discorso del Dio creatore e poi della messa che tu dice messo dentro. Pronto? Volevo fare un intervento. Dimmi. Sono in diretta. Ecco, Sì? volevo dire solo che ha sentito dire un sacco di frenacce, Grazie. perché mi pare che ha sentito dire robe che non capì ancora. Grazie. Sì. Grazie. Cioè, No, ma non senza cattiveria, ma no, ma mi non è pare che brutta. cos'è massa ciacole C'è così d'accordo. Va bene. fastidio onoria, Va no? bene, ciao, ciao. Ecco, ciao. Allora, lasciamo stare queste quattro ciacole, che comunque questo non aveva altro da dire, direi che c'è. È significativo che le persone non vengano a criticare quello che tu dici, ma dice, io do un giudizio di valore su quello che tu dici. Tu dici una cavolata e loro non portano niente, cioè sono capaci soltanto di reagire a quello che uno afferma. Vabbè, d'altronde sono la nullità, il nulla esiste, e questa è la dimostrazione del nulla. Cioè, bisogna pure ammetterlo, nel senso che esiste. No, ma una cosa che io volevo rispondere all'ascoltatore di prima che aveva sollevato delle cose. Prima cosa, per i pagani non esiste il Dio creatore. E seconda cosa, la nostra vita, il nostro sentimento non è stato messo da nessuno. È sempre esistito e ci appartiene da sempre. Cioè, questa è una cosa a cui bisogna ribadire. Perché purtroppo la gente ha sempre la visione deformata del Dio creatore che soffia ad Adamo l'anima. Ma nel paganesimo non esiste nessuna divinità che ti soffia qualcosa che non ti appartiene, che non hai. L'anima è una cosa che ti appartiene da sempre, appartiene alla materia, appartiene allo spirito, appartiene al mondo ed esiste ed è tua e nessuno te l'ha inconeata. Nel senso che è sempre una mentalità cristiana, sempre monoteista di dire tu non sei nulla e quello lo sei perché Dio te l'ha spinto dentro. Nel paganesimo questo non esiste. Che poi l'anima, i cristiani usano come oggetto, no? È ciò che è anima, Sì. non è altro.
Cioè, ciò che anime basta. Sì, ma qualsiasi sentimento, qualsiasi desiderio, qualsiasi cosa che appartiene all'uomo ed è dell'uomo, non è di Dio o di qualcuno che l'ha spinto dentro l'uomo. Ciao. Sono Marco. Dimmi. Non sta a passarmi il mio nome. Sì, in ti metto il diretto. Ma non passami il nome. Dai, no, bene, non ha importanza, vai, tranquillo. Sei in diretta. Senti, Claudio, sono anch'io di Marghera come, come lei, no? Come te. Sì, come te, dammi tu, sì, tanto sì, sono ecco. Mai solo. Ecco, ho avuto dei brutti momenti, insomma, della mia vita, tormentati, proprio, riguardo all'educazione familiare, sai come sono i cristiani, no? Soprattutto i cattolici, l'hai detto un sacco di volte, io non è da molto che ti ascolto, sai, la tua trasmissione, hai 3 anni di vita, ma sarà... i tempi che è scoppiata la guerra dei Balcani, praticamente 5 mesi fa, 6 mesi fa, insomma, ecco. Ecco, e devo dirti che fino al compimento del 25esimo anno di età, insomma, in circa 25 anni, adesso ne ho compiuti 30, e la mia famiglia, mio padre e mia madre, mi tormentavano se non andavo a messa, 3 domeniche. E se lo scoprivano... Cioè, mia madre non tanto, perché mia madre magari, sai, mia madre magari era un po' più iperprotettiva nei miei confronti, non è che mi picchiasse. E mio padre mi tirava delle cinghiate e io mai quelle volte che riuscivo a sfuggire, perché non sempre andava in chiesa lui, andava sì, magari soprattutto la sera, più che la mattina, perché stava a letto la domenica. E quindi è successo questo, no? Che lui... che io, quelle volte che riuscivo a sfuggirgli, andavo e gli dicevo che andavo in qualche altra chiesa perché mi stufavo andare quella, magari mi scopriva che non era vero, e allora anche cinghiate ancora. E, insomma, sono un po' emozionato, scusami, è la prima volta che telefono a Radio Gamma 5. Va bene. E non ne potevo più, insomma, e... Poi mi ricordo che a 14 anni, fino a 14 anni, ho mancato un anno di catechismo perché non ne potevo più di seguire la chiesa. E io ho perso un anno di catechismo, allora lui mi ha rifatto per fare la crisma, perché io non riuscivo a seguire quelle lezioni di catechismo, perché mi sembrava dogmi, sai, che ti fanno il lavaggio del cervello e... Insomma, non potevo sottostare a quelle cose lì. Dopo dovevo fare l'anno di crisma e poi... fino a 25 anni e adesso mi lascia un po' di libertà, insomma, non è più 30 anni. Però lui mi dice sempre, fatti una famiglia per i cavoli tuoi, allora non ti disturbo più di tanto, non ti disturbo più. Allora hai tutta la libertà che vuoi, sì, mi faccio una famiglia, sai benissimo che hai sposato, anche se tu vuoi bene la tua famiglia, però sei un po' sacrificato, devi pensare ai tuoi figli, pensi poco a te stesso. Quando che tu, cioè, ti bruci gli anni della gioventù, no? Cioè, dopo non sei più, diventi una persona adulta, sei magari più responsabile, più matura, però ti brucia, quando hai avuto la gioventù bruciata, cioè, non gioventù bruciata nel senso di teppismo, di quelle robe lì, ma hai dovuto sempre sottostare i tuoi, no? Non hai fatto le tue libere scelte. Sì, ma in politica ci andavo, ma però dovevo sempre andare in chiesa ogni domenica, ero contrariato alla chiesa, non riuscivo più a seguirla, e io delle volte io li sfuggivo, andavo in qualche bar, andavo un po' da un mio amico lontano, così, allora, e lui diceva, ma dove sei stato? Sono stato in un'altra chiesa, perché quel prete non mi è simpatico, ho detto, vabbè, ho detto così io. Cosa mi dici, Claudio? Niente, gli ascoltatori hanno sentito e si fanno le loro opinioni. Sì, non si può commentare più di tanto. Devo dirti anche che seguono ancora loro la Chiesa per altre vie traverse. Chiedono la carità. Conosci Domano Trevisol, no? Hai sentito parlare di Domano Trevisol? Sì, vabbè, ho sentito. Parla con il Capenego. E allora lì a un chiosco di come si chiama, di generi alimentari, allora va a chiedere la roba, cioè... Non è neanche un vizio di dignità, insomma, queste persone. Non fa veramente schifo, insomma. Appunto, io casomai ti rispondo. Ti risponde per radio, Francesco. Io ti do una risposta. Senti, Claudio? Sì?
Io sono fuori cabina, cioè sono una cabina telefonica, non ho la radio appresso. Perché non posso telefonare a casa mia su queste cose qui. Bravo. Se magari mi dici per due minuti o qualcosa. Sì, fra due minuti Francesco ti dice per radio. Ok? Perché ho la radio lontana, no? D'accordo. Perché... Ciao Claudio, ciao. Ciao. Sì, beh, allora aspettiamo un attimino a rispondere all'ascoltatore, sì, su alcune cose e risponderemo più tardi. Allora, quello che appunto, allora ribadiamo un concetto che stavamo dicendo prima. Quello che per noi è fondamentale far comprendere che le cose sono sempre, appartengono sempre alle persone e vivono con le persone. Cioè, qualsiasi emozione, qualsiasi sentimento, qualsiasi esperienza appartiene alla persona. E la capacità di comprendere il mondo o di vedere il mondo e di percepire il mondo non è data da un Dio che ti dà un principio, ti dà un valore o ti intromette una capacità. Appartiene sempre all'essere umano, cioè ne è proprio, è la sua natura. I cristiani hanno sempre il concetto del Dio creatore che prende l'uomo e lo crea come una marionetta. Nel paganesimo l'uomo non è mai una marionetta, in quanto dentro di sé ha gli elementi biologici, culturali, fisici, spirituali, chiamate come volete, per poter comprendere le cose. Non è che se uno non vede le ninfe è perché io lo dico che vedere le ninfe ne vede, ha la possibilità, solo che ha deciso di vedere il mondo in una certa maniera, di conseguenza farà l'esperienza di quel tipo del mondo, ma non posso introdurgli il principio di vedere le cose. Di conseguenza non pensate che il paganesimo sia come il cristianesimo, cioè nel senso che non c'è il Dio creatore che dà agli uomini qualcosa. Quello che gli uomini hanno, se lo prendono, se lo conquistano, perché gli appartiene, hanno la capacità, gli hanno gli strumenti. Se non lo conquistano è perché non l'hanno voluto conquistare, non perché gli mancava la possibilità o gli mancava i mezzi. Hanno scelto di non agire. Di questo qua ne è responsabile soltanto l'uomo in prima persona. Di conseguenza, quando una persona dice io rinuncio a qualcosa, lo rinuncia, ne è responsabile e non può attribuire neanche i suoi errori agli altri. Di conseguenza, questo è fondamentale da comprendere. Perciò, cancellate sempre il concetto che esista un'unica volontà nel mondo, che esista un'unica possibilità e che esista un qualcuno che vada a giudicare le persone. Perché è tipico dire le persone fa... Perché un Dio che è dentro, ma il Dio è dentro, fuori, sopra e sotto, cioè nel senso che non ha collocazione, ma non è un Dio, è uno di tanti dei, una delle tante divinità, cioè qualsiasi cosa è una divinità, di conseguenza non esiste una gerarchia, cioè nel paganesimo non esiste una divinità che è sopra le altre. Se esiste una divinità sopra le altre è perché ha provato la sua forza, però ha sempre la necessità di dimostrare all'uomo la sua forza, e l'uomo ha sempre la possibilità, l'energia anche per cambiare la divinità. Di conseguenza, nel mondo è pieno di divinità. Queste divinità hanno la necessità di interagire con l'uomo, e l'uomo ha la necessità di interagire con queste. È chiuso, e nessuno dà qualcosa di nuovo. Darà delle esperienze, ma la capacità di percepire l'esperienza appartiene già all'uomo. Qui il discorso fondamentale. Una divinità potrà dare immagini, potrà dare sentimenti, potrà dare sensazioni. Venere, quando seduce l'uomo, non gli dà la seduzione. Agisce tramite un senso dell'uomo. L'uomo può essere sedotto, di conseguenza tramite la bellezza che viene rappresenta la bellezza, seduce l'uomo, di conseguenza non gli dà un qualcosa, cioè non gli dà una capacità di percezione diversa, usa soltanto in una certa maniera la capacità di percezione che l'uomo gli appartiene. E allora gli dèi creano sempre situazioni, ambienti, esperienze, ma non creano comportamenti nuovi, creano esperienze nuove basandosi sulla capacità di percezione dell'uomo. Allora io volevo dare una risposta molto breve all'ultimo ascoltatore, penso che ormai sia arrivato alla radio. Un errore fondamentale nelle persone è sempre di quello di pensare, di dire fa, io ho avuto un'esperienza tragica, ho avuto un passato tragico, io mi sono perso delle cose. Bene, io non ragiono in questi termini, perché io concepisco l'avanti. Se io ho perso delle cose, ne ho moltissime altre da scoprire. Allora non devo star lì a rimpiangere un passato, piangermi sopra e dire io le ho perse, non le posso più vivere, non le vivrò. Io dirò quante cose nuove potrò scoprire nel momento in cui percepisco questo. Di conseguenza non si fa mai una versione di quantità, dire io per 20 anni ho vissuto in questa maniera e adesso mi sono perso 20 anni. Assolutamente. Sta in te dire, bene, io questi 2 anni li ho usati in questa maniera, ne trago un'esperienza, ne trago una sintesi e quante cose nuove andrò a incontrare con nuovo animo.
se mi mantengo l'animo del passato, logicamente ne sarò sempre condannato a ripeterlo, a ripeterlo, a ripeterlo. Nel momento in cui io percepirò la differenza fra quello che ero e quello che potrò essere, farò, agirò di maniera conseguenza. Perciò il mio passato sarà il mio passato, ma non sarà più il macigno mio. Di conseguenza, qualsiasi cosa uno abbia vissuto, qualsiasi esperienza abbia fatto, qualsiasi azione che uno possa anche aver avuto scorretta, sbagliata, non è destinata a distruggere, fa parte della tua esperienza. C'è in stregoneria alcune storie, no? Che sono trovare il nome delle cose, cioè c'è l'incubo che ti perseguita, sì, no? Sotto forma di una figura, e tu devi scoprire come si chiama. Se tu trovi il suo vero nome, tu lo sconfiggi. Trovare il vero nome dell'incubo è un'operazione di stregoneria, sì, cioè se io riesco a capire esattamente ciò che mi ha perseguitato, ciò che mi sta perseguitando, e metto in ordine gli elementi attraverso i quali lui riesce a perseguitarmi, lui non mi perseguita più. Per cui il segreto in cosa sta? Sta nel svelare i meccanismi attraverso i quali lui mi può perseguitare. E i meccanismi attraverso i quali lui mi può perseguitare è un'operazione di stregoneria, è un'operazione di liberazione soggettiva. Chiaramente mettere insieme gli elementi per cui lui mi perseguita significa anche capire da dove vado fuori dalla persecuzione, quali sono le mie strategie, cosa devo mettere in essere. Però l'operazione è sempre quella di trovare il nome dell'incubo, il nome della cosa che ti perseguita o che ti impedisce di spostarti in avanti, cioè spostare lo sguardo dal passato al futuro che ti viene incontro. Ricordate, trovate il nome delle cose. Quando trovate il nome delle cose, perché avete messo in ordine gli elementi, la conoscete bene e quella non vi può più nuocere, siete voi il padrone della cosa. Qui esistono tante favole di queste, no? In cui studiare il nome, a capire come si chiama. Sì, no, ma infatti appunto quello è fondamentale. Ma d'altronde, cioè queste cose, la differenza tra una visione monoteistica e una politeistica esiste in tutte le cose. Prendiamo anche un esempio negativo, cioè nel senso, qualche volta qualcuno viene fuori con la storia, ad esempio, che c'era la schiavitù nell'antica Roma. Però la schiavitù che c'era nell'antica Roma è diversa dalla schiavitù cristiana. Non esisteva neanche, cioè... Era una schiavitù di ordine economico, cioè di io ho recuperato un libretto che si chiama Vita Romana e dice, ed è un autore, è stato un ordinario di letteratura italiana presso diverse facoltà, diverse università, e dice, allora, sappiamo come abbiamo la concezione che i cristiani ci passano dalla schiavitù. Lui dice, negli antichi romani fa, lo schiavo è un essere intelligente per i romani, e lo si può comandare, e lo si può comandare che attraverso la sua intelligenza. Finalmente viene ai popoli civili un insopprimibile senso di umanità che fa sorgere doveri reciproci e rapporti di simpatia anche fra uomini di diversa condizione giuridica, e che sempre condanna la crudeltà senza scopo, l'abuso e l'inutile rigore. Anche quando la legge tace, l'opinione pubblica si impone e nei casi più gravi trova i mezzi per l'adeguata sanzione. Il padrone inutilmente crudele con gli schiavi, oltre a essere segnato a dito come un malvagio, poteva, con provvedimento di polizia, essere mandato al confino. Sì, comunque... Questa era la concezione, infatti, perché abbiamo tutta una serie di storie di... Anche sui studi che ha fatto l'Unione Sovietica sulla schiavitù a Roma, sì, abbiamo tutta una serie di epitafi tombali in cui ti danno un'indipendenza religiosa, etica, morale ed economica dello schiavo rispetto al padrone. Perché è vero che era schiavo, ma riceveva uno stipendio. Sì. Cioè, dopo, naturalmente, c'erano varie categorie. Ma, per esempio, lo schiavo gestiva, a Napoli, negozi per il padrone che stava a Roma. Cioè, la figura era sempre quella del dipendente schiavo, però aveva in mano la gestione del lavoro a Napoli. Cioè, noi abbiamo tanti epitafi, no? Si chiamano epitafi, che riportano queste condizioni, per cui abbiamo la visione della schiavitù di Roma, che è una struttura economica. È solo col cristianesimo, infatti quando arriva il cristianesimo la schiavitù stava per essere abolita, infatti c'era tutto un dibattito anche di Seneca e di altri che
trovavano inutile come strumento economico, come strumento giuridico per controllare le persone. Quando arriva invece il cristianesimo a Roma, blocca questa discussione perché tutti sono schiavi di Dio. Infatti, quando voi nei Vangeli trovate il padrone bastona, il servo che non è stato bravo, che non si è comportato bene, cioè, in realtà la traduzione esatta sarebbe lo schiavo. Per cui quando arrivano i cristiani a Roma, bloccano tutto il processo di uscita dalla schiavitù, cioè del processo giuridico di uscita dalla schiavitù, per riaffermare la proprietà dell'uomo a Dio, riaffermare la proprietà dell'uomo alla Chiesa, riaffermare la proprietà dell'uomo e con questo distruggere l'umanità. Per cui sono due processi che sono diametralmente opposti. No, ma questo, cioè, questo lo usavo come esempio di dire, cioè, nel senso che di fronte a un'unica definizione c'erano delle sostanze di comportamento ben diverse tra una cosa e l'altra, e tutte quante derivavano dalle visioni religiose, cioè nel senso che erano inconciliabili, perché questa è la schiavitù tramite l'intelligenza dei romani e la schiavitù per dominio, perché Dio crea il mondo, domina il mondo, dai cristiani. Poi, perciò di fronte a un unico nome abbiamo due sostanze diverse. E poi, siccome il paganesimo è percezione del mondo che ci circonda, è costruzione della libertà soggettiva, mano a mano che la libertà soggettiva può essere radicalizzata, per esempio a Roma c'era l'esposizione dei neonati, in altre civiltà pagane c'era invece la soppressione del neonato malformato, ad Atene ci pensava il padre, a Sparta c'era lo Stato, cioè ogni società aveva i suoi sistemi, ma quelli erano i sistemi di adattamento del sistema sociale alla vita in cui faceva, non erano quelli erano verità di fede o dogmi, erano delle condizioni che diceva il sistema sociale, facciamo questo, insomma non avevamo altro da fare, cioè d'altronde ormai siamo sottratti all'attacco dei lupi. Non abbiamo più i lupi che ci vengono a mangiare i cuccioli o ci costruiscono le condizioni negative, dovremmo chiaramente avere un sistema sociale che non vada in disfacimento. Quando però arriva il preservativo, arriva la possibilità dell'aborto, arriva la possibilità di concepire, quel sistema non ha più senso, non ha più, cioè perché non è una verità etica o una verità di fede, è un comportamento di adattamento. Ma d'altronde è anche l'atteggiamento verso, diciamo, verso la vita, nel senso che quando un pagano vede qualcosa non si pone il problema di dire ma è dentro il paganesimo o fuori del paganesimo? Quale divinità di riferimento ha? Non gli frega niente, cioè nel senso che concepisce qualsiasi cosa dell'esistente come una cosa interessante, utile e piacevole o necessaria o che deve essere utilizzata. Di conseguenza, di fronte a qualsiasi novità, c'è la possibilità di farlo. Cioè nel senso, prendiamo il discorso dei computer. I cristiani hanno a dire, può essere uno strumento demoniaco, state attenti, in Israele se arriva che i rabbini dicono è uno strumento del demonio. Noi di fronte a uno strumento non diremo mai che è una cosa nociva o positiva, dipende sempre dall'uso che se ne fa. Allora, di fronte a delle situazioni nuove si affrontano quei mezzi nuovi che vengono proposti. Perciò, perché tutte quante le antiche civiltà pagane sono state sempre favorite nell'accedere a nuovi sistemi o a nuove realtà o a nuove possibilità? Perché andavano alla cerca della conoscenza? Perché sapevano che tutto quanto quello che appartiene alla vita è necessario ed è utile e di conseguenza va utilizzato al meglio. Ciao Ivan, dimmi. Ciao a tutti. Ciao. Vabbè, sbasso, poi per telefono così se l'ho anche domato. Allora, niente, la mia naturalmente sono sempre delle domande provocatorie per cercare di costruire qualcosa. Più che altro per cercare di capire qualcosa, perché confesso non mi capisco un cazzo. Ma se è un problema mio, sicuramente non è un problema vostro per come vi spiegherò. Credo, però una cosa volevo chiedere, a proposito delle entità cristiane di cui siete a parlare, mi fa riferimento a un personaggio che sta il Cristo. Mi interessava sapere, per poter squarciare un attimo di nuovo in più, due casi che potete dirmi secondo la vostra logica, cioè il messaggio che secondo voi altri segna che sta più reale, più onesto, più sincero, più accattivante anche per voi, se ripeto c'è stato del Cristo, e quello più tremendo, meno recepibile da parte vostra. Ecco, d'accordo. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Allora, questo qua rispondo a me perché è specialista. Sì, no, ma dopo io, cioè, siccome c'era anche un ascoltatore che prima aveva parlato di questo argomento, poi mi riconnetto, tu allora, vai pure. E lo dico proprio per Ivan, perché, allora, noi nei quattro Vangeli ufficiali, cioè nei Vangeli ufficiali, abbiamo dei putpourri di tante cose messe insieme. Cioè, sono delle elaborazioni di un progetto politico
che è fatto in quel tempo, in quella ottica, per quelle esigenze che questi quattro bastardi avevano, insomma, perché questo non so che altro termine usare, insomma. Ora, all'interno di quei Vangeli, fra le altre cose, è stato usato anche dei principi che erano delle religioni misteriche, adonistiche, siriane, libanesi. Ora, quei principi hanno il loro valore, cioè quando abbiamo citato prima non dare le perle ai porci, faceva parte di un insieme di principi adonisti. Dopo noi vedi che riusciamo anche a capovolgere anche l'insegnamento, oppure la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra principale verso la quale costruiamo, è un altro principio adonista. Cioè ne sono tantissimi di questi principi che li ho anche analizzati nel Tommaso Didimo. Ora, questi principi vengono presi dai Vangeli ufficiali e vengono trasformati per stuprare le persone. Ti faccio un esempio che anche tu hai letto, quello di dire tu hai i talenti, io ti ho dato un talento e tu l'hai moltiplicato per 10, allora chi ha gli viene dato e chi non ha gli verrà tolto anche quel poco che ha. Quel principio è un principio pagano, in che senso? Nel senso che se io per tutta la vita tento di costruire me stesso, tento di costruire il Dio che mi cresce dentro, il mondo che mi circonda alimenta questo mio fare, cioè io che ho, cioè che ho costruito il mondo, che ho costruito il mio Dio affrontando la vita, affrontando le contraddizioni della vita, gli dèi mi aiutano, cioè gli dèi mi danno qualcosa perché io ce la faccia, cioè mi camminano a fianco. Mentre invece chi non ha costruito nulla, chi non ha lavorato per trasformarsi, chi si è sottomesso, chi si è messo in ginocchio, perde anche quel poco che ha, cioè quel poco che gli è rimasto dato la morte del corpo fisico, perde anche quello. Ma quando tu leggi i Vangeli ufficiali non trovi questo principio dentro, ma lo trovi in modo tale che il padrone ti dà quello che lui vuole, il padrone decide. E quando alla fine ha deciso di darle città a questo e di non darle città all'altro, dice, beh, adesso portate i nemici, quelli che hanno voluto che io dominassi, e sgozzateli. Cioè, un principio che è un principio pagano viene stuprato e capovolto per sottomettere gli esseri umani. Allora, esistono dei principi all'interno dei Vangeli ufficiali che sono rubati dal paganesimo. Esistono delle cose che sono state rubate, ma vengono capovolte al solo fine di sottomettere gli esseri umani. Dopodiché ci sono le porcate prese dai testamenti più antichi, sono tutte quelle previsioni che non sono mai esistite perché significavano altre cose, sono principi pagani, anche egiziani, che vengono presi dai cristiani ed usati per i loro pro, poi c'è tutto un purpurì di tutto un po'. Allora, diciamo questo, nei quattro Vangeli ufficiali vengono usati anche i principi pagani, però vengono stuprati e capovolti in modo tale che servono per sottomettere. Questo è il punto. Per cui c'è chiaramente delle cose, ma sono cose che vengono capovolte nel significato, cioè anziché essere significato di libertà hanno significato di sottomissione. Allora a quel punto quella resta merda, pila, butti via, capito? Cioè i messaggi sono messaggi pagani che vanno sotto vari paganesimi diversi, che poi i messaggi pagani sono antichi, appartengono a delle culture, e il paganesimo è trasformazione sistematica, per cui è vero che io mi abbevero a quella fonte, ma non riproduco quella fonte, costruisco il futuro. Questo è. Sì, no, ma una cosa che io vorrei sempre innestare, visto che sono già due ascoltatori che sono intervenuti sull'argomento, come cristiano che mi domanda, io direi chi è Cristo? Cioè, per me come pagano, Cristo non è niente. Non è esistito. Cioè, ma al di là che, cioè, che sia esistito, che non è esistito, che è una menzogna di propaganda. Cioè, ma anche il racconto, anche la Bibbia, per me non dice niente, anche il racconto di Cristo non dice niente, ma anche il termine Cristo, c'è qualcuno che va, non so, in estasi a sentire la parola Cristo, a me Cristo non mi dice niente, anzi, la userei come insulto. Punto. No, cioè nel senso, visto il valore che viene dato, se io dovessi insultare qualcuno della mia te pagano, gli darei del Cristo, e sicuramente questo si offenderebbe come pagano. Cioè, io come pagano non ho assoluto bisogno del cristianesimo, non ho bisogno della Bibbia e non ho bisogno di nessun Cristo. Ciao, sono Michele. Dimmi. A voi una domanda però. Continui a definirsi che Cristo non è mai esistito. Cosa intendo? Che non è mai esistito come persona. Che era menzogna. Quella persona? Proprio. Eh? Fisicamente non sì, sì, non è mai esistita come persona. Ma allora, mi penso che sia atroce ancora là come
non so, come roba da visitare, come... No, non è mai esistito. Cioè, tutto quello che tu trovi sono tutte le robe talmente posteriori, inventate, messe là apposta, ma non sono, non è mai esistito. Vabbè. Cioè, no, perché sono quello che ha il telefono da Zoba. E tra l'altro Franco come ha messo il telefono, comunque non è importante. Questo discorso di comandamenti che... Mi non l'ho mai messa, non è credo di preti e non è la religione. Mi in ottica del mio Dio, agò. Non mi interessa che sia il stesso Dio che pensa agli altri. Sì, vabbè, ma se fai tu... Però il fatto di dire che Cristo è il maestrio, secondo me, non è che credi più tanto. Guarda, tu fai presto. Ti prendi, guarda, stai attento. Può essere la tua sfida questa. Tu, Claudio ti ha detto che non è mai esistito, no? Tu hai l'idea che avrebbe potuto esistere o che è esistito o pensi che sia esistito, ti fai una ricerca in biblioteche, no? Per trovare prove oggettive, non quello che dicono i Vangeli, eccetera, che sia esistito. Chi ne parla, storici, eccetera, cioè vai a trovare delle prove, è una tua sfida allora. Sì, ma anche a me sono convinto comunque che la Terra non l'ha creata Dio. Mi sono convinto che, perché se guardiamo la Terra, bisogna pensiamo al Sole. Guarda che stiamo parlando di un uomo di 2000 anni fa, dove molti storici scrivevano, Probabilmente questo Cristo era un personaggio. No, non è mai esistito. Non è mai esistito. Sono pure invenzioni a posteriori, come deduzioni prese dai Vangeli, ma non è mai esistito. No, mi fermo qua allora. Ok. Sì? È l'uomo che ha sbagliato, forse è l'uomo lo sbaglio. No. Ma no, è l'uomo che usa il Cristo. Ma il Cristo non serve a niente. Cioè, l'uomo sbaglia quando usa il Cristo. Se tu leggi i Vangeli ufficiali, no? I Vangeli da cui lasciamo perdere quelli sotto il deserto. E tu li leggi dal punto di vista dell'uomo, non del Dio, dell'uomo. Sono un'aberrazione pazzesca. Se vuoi, stasera alle 19 io leggo un altro pezzo da Sottomissione in Giovanni, che è una cosa aberrante, e servivano apposta per mettere in ginocchio le persone, costruire la setta e mettere in ginocchio e distruggere il sistema sociale. Va bene. E basta, solo questo. Comunque dai, mi seguo. Bobo. Concordo con te. No. Non in tutto, comunque concordo con quel che serve a te, quello che serve a te. Specialmente il discorso che hai fatto oggi delle persone, adesso non mi viene in mente cose che te hai detto. Comunque la prima parte con Franco ero perfettamente d'accordo. Bobo. D'accordo. E te continuo a seguirti. Grazie. Ciao. 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 Vabbè, Francesco, vai pure avanti. Sì, no, vai. No, una cosa appunto che io volevo appunto ribadire sempre questo, cioè noi per realizzare, provate a prendere la vostra vita, prendete la vostra vita, tiratevi via quello che viene detto di Cristo e cercate di organizzare in maniera diversa, nel senso che io non ho bisogno per realizzare la mia esistenza, la mia vita, di prendere una figura esterna e di dovermi adeguare. Che questo venga chiamato a Cristo in altra maniera è un altro discorso. Io non posso prendere un modello che sia diverso da quello che io sono, non posso prendere un riferimento diverso dalla mia natura, non posso prendere una sensibilità diversa dalla mia sensibilità. Allora, se io non posso fare questo, cioè se non mi posso appropriare di nessuna maschera, se non mi posso appropriare di nessuna menzogna, vuol dire che io devo scoprire quello che io sono, quello che io voglio, e devo capire quello che io faccio. E per fare questo non ho bisogno di una divinità, non ho bisogno di un Dio, non ho bisogno di un modello esterno, ho bisogno solo di conoscere me stesso. E per conoscere me stesso non ho bisogno di arrampicarmi sugli specchi, andare a inseguire una divinità che mi dia una dimensione che non è mia. Io ho una mia dimensione. La mia dimensione esiste lo stesso al di là che sia o non sia esistito Cristo. Allora, se io ho una dimensione, se io ho una vita, se io ho una sensibilità, se ho una percezione, se posso vivere, se posso agire, togliendomi Cristo, a cosa mi serve Cristo? Non serve niente. È una zavorra a questo punto. Cioè, è una qualcosa che viene messo sopra, qualcosa che viene appiccicato, qualcosa che ti impedisce di camminare nella tua vita. Perché il problema è sempre questo qua, che il Cristo ti viene sempre posto come un qualcosa in cui ti devi specchiare, in cui ti devi affrontare. Io per come pagano dico Cristo è una gran porcheria, è un rifiuto tossico nocivo della storia, è una pesantezza, è un pericolo, è un veleno,
e di conseguenza i veleni vanno tolti dalla vita, vanno tolti dalla nostra esistente, vanno tolti dalla nostra società. I rifiuti tossici nocivi vanno nelle discariche dello spirito, e beh, lui va nella discarica, e io me ne posso vivere meglio finché mi libero dal discorso del cristiano e dal discorso del Cristo. Perciò, perché devo usare la mia intelligenza a dire Cristo è esistito o non è esistito? Cristo non è esistito e non ho bisogno che esista. Il vero problema è chi legge i Vangeli ufficiali è il condizionamento che hanno subito. Perché? Perché se io quando ero bambino andavo a vedere i film, no? Quando ero bambino vuol dire 7 anni, 8 anni, cioè 40 anni fa. E ogni volta che guardavo un film, specialmente indiani, di cowboy, eccetera, cioè specialmente solo di quello voglio parlare, e tutti si identificavano con i cowboy e io non riuscivo a capire perché non potevo identificarmi con gli indiani, ed erano gli indiani cattivi, no? A quei tempi, no? 40 anni fa. Cioè, è una questione di condizionamento, cioè nel senso che quando uno legge i Vangeli, no? Si identifica col Dio padrone e col Gesù di Nazaret che mette in ginocchio le persone. Non pensa mai alle persone che vengono messe in ginocchio, non sono importanti per lui. È questo che non riesco a rendermi conto. Pronto? Sì? Ciao ragazzi. Ciao. Allora, il problema che ti ha sollevato appena adesso l'ascoltatore è un problema che mi trascino dietro anch'io, no? È quel famoso sé storico, se è esistito storicamente questo Gesù, eccetera. E io ho un po' fatto il suggerimento che tu hai dato a questo ascoltatore di andare a fare delle ricerche per vedere se effettivamente è una menzogna oppure se effettivamente qualcuno è esistito con nomi di Gesù Cristo e se si tratta proprio di quello lì. Allora, io ho cercato un po' dappertutto e tra l'altro anche sulla Treccanina si trova che sotto il nome di Gesù Cristo, allora ti leggo un poco, allora, a livello storiografico oggi si tende a preferire la... va bene, salto via sta roba qua, aspetta un momento, e dunque... sono questi infatti che con qualche altro scritto neotestamentario, specie gli Atti, le Epistole, eccetera, e con pochi testi, anch'essi cristiani, Vangeli apocrifi, detti greccamente l'elugia e gli extracanonici, parecchi ritrovati in papiri, costituiscono le principali fonti storiche per una biografia di Gesù Cristo. Ma il carattere estremamente sobrio di rarissimi accenni a Gesù Cristo in scrittori pagani, Tacito, Svetonio, Plinio, il Giovane, Luciano di Samosata, va avanti, perché sennò, e la natura anch'essa generica, tardiva e polemica delle fonti giudaiche, il cosiddetto testimonio Flavio, ecco, cioè il passo attorno a Gesù Cristo quale, sapiente, taumaturgo, risorto, eccetera, eccetera, salto via, non bastano a giustificare lontanamente un dubbio, senti qua, non bastano a giustificare lontanamente un dubbio circa la realtà storica di Gesù. Sì, sì, neanche dubbio. E infatti tutti i tentativi di ridurre Gesù Cristo a un mito sono stati respinti ormai dagli studiosi, anche da coloro che pure manifestano molta perplessità o addirittura giungono a conclusioni negative. Ecco, questo forse può sostenere la tua tesi, diciamo, la vostra tesi. O addirittura giungono a conclusioni negative circa la possibilità di ricostruire oggi una vera e propria vita di Gesù. Il problema di una tale vita, vedi oltre, si è presentato chiaramente soltanto tra il secolo, va bene, salto via da nuovo, quindi praticamente loro dice che storicamente è esistito, però non è detto che abbia fatto quello che gli viene attribuito o che abbia detto quello che gli viene attribuito. Però mi resta sempre il dubbio, hai capito? No, sì. Va resta sempre che se là. Dopo volevo dire una cosa a Francesco quando ha riportato il discorso sul fatto del che le donne ebree non ammalano di cancro, eccetera. Allora, scientificamente è vero, però sta roba qua, hai capito? Che dopo abbiano manipolato la ricerca, non lo so, però è un dato di fatto che le donne ebree non ammalano di cancro al collo dell'utero, appunto perché gli uomini, essendo circoncisi, non... Si lavano di più, sono cioè, meno zozzi, vabbè! però è un dato di fatto, hai capito? Non lo puoi contestare, non puoi dire che hanno preso il campione delle 700 donne... Ad hoc! Ecco, hai capito? Cioè, sì, mi sembra una forzatura, non essere sinceri. Ma sai, il vero scientifico basta costruire il campione.
proprio un apposito e puoi dimostrare qualsiasi cosa. Sì, no, vabbè, ma ho capito comunque il discorso, cioè, che fai. È il stesso discorso che faceva aiuti, insomma, no, non se è diverso. Se facessi un sondaggio qui di Radio Gamma 5 e trovano me, Claudio e Franco, direbbero che il 60% delle persone non credono nell'esistenza di Gesù Cristo. Cioè, noi siamo un campione anche noi, insomma. Sì, che bel campione. Va bene. Va bene, ciao. Allora, noi stiamo per finire la trasmissione di Magia Stregoneria Paganese. Vediamo un attimo, pronto? Pronto? Sì? Ciao. Ciao, chi parla? Volevo dire solo una cosa. Tenetevi forte quando la luce di Cristo Gesù vi illuminerà, perché come San Paolo era come voi. Sì, ok, dai. Ok. Sì. Ciao. Auguri. Vabbè, pronto? No, ma sono scelta. No, perché è stato per tagliare l'aria. Donne, misto circonciso se mi interessa, insomma. Va bene, no, serio? Oh, mi dai solo appello se sa mai. Vabbè, non si sa, ok, dai. Ciao. No, ma in effetti, tutto qua, non prendo più telefonate, adesso blocco tutto perché siamo quasi arrivati alla fine. Il problema delle infezioni, il problema virale è il problema di pulizia, il problema di essere in salute, di star bene, non ha niente a che vedere con il rapporto sessuale in sé. Cioè, non è il rapporto sessuale, cioè, se io ti infido il germe dell'AIDS, non è questione di che abbiamo fatto sesso, ma perché io ero malato, cioè, chiariamo se questi non ha niente a che vedere col sesso, è solo una scusa per impedire rapporti sessuali. Cioè. Sì, ma infatti loro utilizzano qualsiasi cosa pur di arrivare al loro scopo. Se io ho l'influenza, bacio mia moglie e lei si prende l'influenza, cioè, credo che questa sia una roba abbastanza normale, penso che sia una roba da mettersi a mani capelli. Sì, no, ma infatti, ma questo qua poi lo viene utilizzato per documentare, dar ragione alla propria tesi, cioè nel senso che... Un'astuzia del cristianesimo è sempre questa qua. Quando qualcosa non gli appartiene, non è proprio, loro lo introducono nel loro concetto di sé. Come? Ma noi abbiamo ragione, diciamo una cosa vera. Di conseguenza tutto quello che diciamo è vero. Cioè, questa è un'astuzia, cioè, proprio, ma è una tattica molto spicciola, molto subdola. Cioè, nel senso di dire, se io vado se una cosa esiste e non posso confutarla, benissimo, cosa faccio? Reinserisco questa cosa che esiste, questo dato oggettivo, nel mio discorso. E quando qualcuno mi verrà a contestare le mie affermazioni, ma io dico una cosa che esiste. Vedi. Ma questo qua è un trucco proprio per introdurre e veicolare altre cose. Ma i cristiani sono bravissimi in questo, cioè nel senso che è la loro capacità quello di veicolare qualsiasi cosa che sia falsa. Cioè, ma loro vanno sulla deformazione della cosa. Per quanto riguarda poi il Gesù e tutte queste fonti che ha citato l'amica che ha telefonato, queste fonti esistono, ma sono fonti per sentito dire. Cosa vuol dire una fonte per sentito dire? Che se io scrivo un libro chiamandomi Giancarlo, due persone che discutono del mio libro discuteranno del libro scritto da Giancarlo, ma loro non sapranno che mi chiamo Claudio, però parleranno di Giancarlo che ha scritto quel libro. La terza persona che va a confutare quelle due persone confuterà le tesi di quella persona che parla di Giancarlo, per cui questo Giancarlo che non è mai esistito arriva con un passaparola di confutazione che dopo si costruisce qualsiasi castello. Sì, ma guarda, esiste un libro che è uscito quest'estate per l'Inauti, perciò una casa editrice non sospetta, cioè non penso che le danno una casa editrice definita pagana o anticristiana. E hanno pubblicato un libro di uno storico che si chiama La predicazione di Cristo, ed è uno storico che ha fatto delle ricerche e dimostra che le uniche fonti sul cristianesimo sono fonti interne al cristianesimo. E che il cristianesimo ha la capacità, la furbizia e l'atrocità di essere così astuto di far passare la sua storia come l'unica storia. Ma lui disse chiaramente questo storico fa. Questa non è la storia, è la storia che raccontano i cristiani. Esatto. Di conseguenza non è un dato oggettivo, è un dato loro. Di conseguenza noi ci dobbiamo studiare, non possiamo prendere per oro colato quello che dicono. Lì sta la loro capacità di dire fa, noi siamo la storia. No, quella è la loro storia, sono le loro affermazioni, sono le loro documentazioni. E infatti dicono che le uniche documentazioni storiche che vengono utilizzate sono documentazioni di origine e provenienza cristiana. A questo punto vuol dire che non esiste nient'altro tranne che loro. Ricordatevi che fino all'altro giorno i cristiani hanno imbottito le persone dicendo che le piramidi in Egitto sono state costruite da schiavi.
Adesso che si conosce bene la scrittura egiziana e sono stati trovati i documenti, si sa che erano persone salariate, anche perché per controllare quelle persone occorrevano più soldati che non le persone stesse. Per cui la menzogna cristiana è la menzogna di lettura della storia. Se poi uno prende quella menzogna per verità, non fa altro che ricostruire il cristianesimo. Ricordiamocelo sempre questo. Bene, chiudiamo qui la trasmissione. Sì, no, chiudiamo. Scusa, ti sei saltato il tuo miracolo di Padre Pio. Adesso ho saltato il tuo miracolo. No, ma guarda che l'ho letto l'altra volta, L'ho letto tutto l'articolo sulla Repubblica. Quello dell'autobus. Qual è quello dell'autobus? Degli otto morti del Pullman, quelli che, quelli che da Castel Madama andavano a Torino. Ah, c'era Padre Pio questi. Praticamente sì, il Pullman era appena tornato da un viaggio da Padre Pio, era tornato la sera prima, già mattina dopo è partito per Torino e otto morti. Con questo miracolo fanno santo, otto anime. È sulla tipa di Dio sicuramente, però questa è una battuta, però io voglio ricordare che noi alcuni anni fa, io mi ricordo, ho parlato di un convegno che hanno fatto le agenzie turistiche e, e il presidente di questa agenzia turistica, adesso non mi ricordo il nome dell'associazione, comunque posso recuperare l'informazione, aveva lanciato l'allarme di dire se i viaggi li organizziamo noi agenzie turistiche, noi rispettiamo la legge sulla sicurezza, ma se li organizzano le parrocchie o altri enti religiosi, chi garantirà la sicurezza di chi viaggia? Chi garantirà la circolazione stradale? D'altronde ai preti non ne frega niente, perché logicamente chi muore in un pellegrinaggio per il giubileo sicuramente andrà in paradiso. Va bene, meditate gente, meditate gente. No, vogliamo chiudere con un argomento sempre di attualità, che è uscito solo sul giornale di Vicenza di ieri purtroppo, che è bellissimo, non so se è uscito da altre parti. Guarito. Ci sono voluti 9 agenti, tra agenti e vigili urbani. Indimoniato va in questura perché non trova l'esorcista. E dice che dopo è andato in questura si è sentito benissimo, molto meglio di trovare l'esorcista. Non sappiamo cosa sia venuto in questura. Probabilmente avrà trovato, non so, avrà trovato o qualcuno agenti della Digos, tipo della Digos di Vicenza, che sono, sai, ispettori teologi, e a questo punto, se qui, esatto, se questi qua sono... così è meglio che stia demoniato, forse mi trovo meglio. Siamo insomma qui a trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi do l'appuntamento alle ore 19. Leggerò sempre L'orrore della sottomissione in Giovanni, che deve essere il terzo o quarto capitolo. Se è troppo breve, leggerò anche l'introduzione e qualche articolo di giornale. Grazie per aver ascoltato. Salve a tutti. Salve. E a risentirci alle ore 19. Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Ciao. E trovate anche tutto su internet volendo.